Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo episodio di Aquaville. Come potete vedere, in questo episodio parlerò di un argomento non ancora affrontato. Vedremo infatti quanto sia semplice aggiungere una stampante al nostro Mac. Vedremo infatti come aggiungere, collegare una stampante al nostro Mac e renderla immediatamente operativa. Vedremo infatti tra poco come Apple ha reso il processo di aggiunta di una nuova stampante estremamente semplice e immediato all'interno di Mac OS X. Anzi, è un processo semplice e trasparente che non avremo nemmeno bisogno di utilizzare i drivers che ci vengono forniti nel CD del produttore. Ma vi renderete conto tra poco come appena colleghiamo la stampante al Mac, il Mac riconosca immediatamente il tipo di stampante e installi i drivers necessari e soprattutto l'ultima versione dei driver supportati. Ovviamente vedremo che ci sono due modalità di aggiunta di una stampante, a seconda che questa sia Wi-Fi, come vedremo in particolar modo nel video, dato l'acquisto recente di una di queste, e per questo ho fatto anche il video apposito, e invece le stampanti che si collegano direttamente via cavo al Mac. Queste sono le due tipologie che affronteremo tra poco. Non c'è una voglia di dilungarmi oltre, per cui facciamo partire subito il keynote e vediamo il processo di aggiunta di una stampante. Ovviamente non vedremo tutte le preferenze e le impostazioni, in quanto sarà argomento di un altro video. Vedremo come poter aggiungere una stampante. Tutto il procedimento. Quindi, per collegare una stampante al nostro Mac senza fare ricorso, come vi dicevo, a nessuno dei CD o del software di installazione che viene fornito con la stampante, dobbiamo recarci nelle preferenze di sistema e aprire nella voce preferenze hardware le preferenze stampa e scanner. Ovviamente, se avete versioni precedenti a OS X Lion, stampa e scanner avrà il nome stampa e fax, comunque l'icona sarà uguale identica. Quindi dovete aprire le preferenze, eventualmente sbloccarle se avete come sempre il lucchetto di sicurezza, e poi sarete pronti ad aggiungere la vostra stampante. Come vi dicevo, ci sono due principali categorie di stampanti: le stampanti Wi-Fi, quindi con un modulo Wi-Fi integrato che permette di stampare senza essere collegate al computer, oppure le stampanti senza Wi-Fi, quindi che devono essere per forza collegate al Mac per poter stampare. Delle stampanti Wi-Fi che utilizzeremo nell'esempio di oggi per aggiungere una nuova stampante, invece sono divise in due principali categorie. Ci sono le stampanti compatibili con AirPrint e le stampanti però Wi-Fi invece non compatibili con AirPrint. Ricordo appunto che AirPrint è una tecnologia di stampa introdotta da Apple con iOS 4 che permette di stampare dal nostro dispositivo iOS senza ricorrere al computer e quindi avere una stampante collegata. Basta avere una stampante Wi-Fi che supporti la tecnologia AirPrint per stampare direttamente dal nostro iDevice. Con OS X Lion e Mountain Lion, Apple ha introdotto la tecnologia AirPrint anche in OS X. Per cui, se dobbiamo configurare una stampante AirPrint, il processo sarà ancora più rapido. Ovviamente, non tutte le stampanti Wi-Fi sono compatibili con AirPrint, ed è appunto per questo motivo che vi rimando alla pagina di supporto Apple per avere l'elenco completo delle stampanti compatibili con AirPrint. E poi invece ci sono le stampanti Wi-Fi non compatibili con AirPrint. L'installazione di queste stampanti è altrettanto rapida, richiede qualche passaggio in più. Ovviamente ve lo spiegherò, ma non lo vedremo in pratica. In quanto la stampante che andremo oggi ad installare è una di quelle stampanti Wi-Fi con supporto alla tecnologia AirPrint. Vediamo allora come aggiungere, comunque in generale, una qualunque stampante Wi-Fi. Dobbiamo, aperte le preferenze di stampa e scanner, nell'elenco delle stampanti degli scanner collegati, ovviamente io ne ho già in elenco una perché la mia stampante è collegata direttamente, io ne voglio aggiungere una, quindi dovrò recarmi nel pulsante di aggiunta più,
In questo elenco vengono visualizzate le stampanti riconosciute. Ovviamente le stampanti vengono riconosciute dal Mac, non hanno ancora i driver installati, ma vengono comunque riconosciute. È per questo motivo che troverete nella prima parte le stampanti che avete collegato direttamente via cavo, quindi non con il wifi integrato. Mentre alla voce stampanti vicine troverete l'elenco di tutte le stampanti wifi collegate alla stessa rete del Mac. In questo caso, dato che appunto la stampante è accesa e collegata alla mia rete, troverò il suo nome primo in elenco. Non preoccupatevi se in questo mio caso la schermata potrà essere diversa dalla vostra, in quanto queste voci sono tutte voci generate da un'utility chiamata Printopia che permette di stampare tramite AirPrint con stampanti però non wifi. Sarà appunto un argomento di cui vi parlerò in un altro episodio. Quello che ci interessa per il momento è quella di avere visualizzato il nome e il modello della nostra stampante collegata. Per cui, una volta che avete ritrovato il modello della stampante che avete collegata sia via cavo sia wifi, non dovete far altro che fare clic sul nome di essa. In questo caso possono presentarsi due diverse alternative. La prima, se è una stampante collegata direttamente via cavo o una stampante wifi che non integra la tecnologia AirPrint, il Mac automaticamente troverà i drivers e vi li farà scaricare. Questa è una procedura molto molto comoda, in quanto, come vi dicevo, non utilizzeremo appunto il CD di installazione, proprio perché sarà il Mac che ci permetterà di installare i drivers. La seconda alternativa è quella che vi si presenta con stampanti Wi-Fi e supportanti AirPrint. Vediamo cosa succede effettivamente. Questa stampante, come dicevo appunto nell'introduzione, supporta AirPrint, per cui se io adesso la aggiungo all'elenco delle stampanti collegate al Mac, immediatamente il Mac comincia a configurare la stampante e in pochi secondi l'ha già aggiunta. Vedete infatti che compare sotto l'elenco stampanti. Questo perché, come potete vedere, se selezionate la stampante per visualizzare appunto l'elenco delle informazioni della stampante, comparirà sotto tipo, oltre il nome della stampante, quindi il nome del modello della stampante collegata, una voce chiamata AirPrint. Questo mi conferma che la stampante supporta AirPrint, per cui dato che il Mac fa ricorso alla tecnologia AirPrint, non ha avuto nessunissimo bisogno di dover scaricare i driver. Se invece aveste collegato una stampante Wi-Fi, non però con AirPrint, una stampante direttamente via cavo, vi comparirà certamente una finestra in cui vi si chiederà di scaricare i drivers. Voi fate clic su installa, il Mac si occuperà come sempre di tutto e in pochissimo tempo, infatti i driver si occupano pochi mega, verranno installati i driver e con un processo di configurazione di pochi secondi la stampante sarà collegata. Un procedimento analogo potete farlo se avete collegato solamente uno scanner. Anche in questo caso andate ad aggiungere lo scanner come abbiamo fatto con l'aggiunta di una stampante. Trovate il nome dello scanner e aggiungetelo. Il Mac si assicurerà di scaricare i drivers e di installarli. Se invece avete una stampante multifunzione, ormai succede con quasi tutte le stampanti in commercio, quindi che integrano sia il sistema di stampa sia lo scanner, verrà aggiunta alla voce scanner la stessa stampante, solo che con la differenza che non è la stampante in sé, ma è la funzione di scanner. In questo caso, cosa è successo invece a me? Questo tipo di stampante è una multifunzione, ma non è comparsa la voce sotto scanner. Perché? Perché se avete una stampante multifunzione collegata direttamente oppure Wi-Fi, ma non con supporto ad AirPrint, quando avete scaricato i drivers, vengono scaricati anche i drivers dello scanner. Se invece avete collegato una stampante Wi-Fi con supporto ad AirPrint, il Mac riconosce istantaneamente solo la funzione di stampa, mentre per quanto riguarda la funzione di scansione, quindi lo scanner in sé, dovete far scaricare i drivers necessari al Mac. E come fare questo? Beh, se selezionate la vostra multifunzione alla voce stampa, avete ovviamente il pannello delle informazioni, coda di stampa, opzioni, forniture ed altro.
In alto vedete trovate due diverse schede. La prima stampa, che vi permette di visualizzare le informazioni della parte stampa della vostra stampante multifunzione, e la scheda pannello scansiona, che vi mostra tutte le informazioni della parte scanner della vostra stampante multifunzione. Poiché questa appunto è una stampante con supporto ad AirPrint, non avendo scaricato i drivers, dovrò indicare al Mac di scaricare i drivers per lo scanner. Per far scaricare al Mac i drivers dello scanner per la vostra stampante Wi-Fi con tecnologia AirPrint, dovrete fargli forzatamente avviare una scansione. Potete usare ad esempio Anteprima oppure i tasti rapidi che trovate direttamente dalle preferenze stampa e scanner. Facendo clic ad esempio su Apri Scanner, vi verrà indicato che il software per questo dispositivo non è installato. Voi non dovete far altro che far clic su Installa. Poi, parentesi a parte, questa è una finestra analoga che vi comparirà nel processo precedente di aggiunta di stampante o di scanner. Qui fate clic su Installa. Il Mac, come potete vedere, si occupa di cercare il software, quindi i drivers dello scanner, li trova e li installa automaticamente. Quando l'installazione è conclusa, avrete la possibilità di utilizzare anche la funzione scanner della vostra stampante Wi-Fi con supporto ad AirPrint. Se per un qualunque motivo il Mac fatica a trovare la vostra stampante, potete forzare da parte del Mac il controllo per gli aggiornamenti drivers più recenti, aprendo o il Mac App Store o l'aggiornamento software per cercare aggiornamenti disponibili. Oppure, sempre facendo clic sul pulsante più e selezionando la voce aggiungi stampante o scanner, avrete la possibilità di avere risultati più accurati, oltre che anche alla possibilità di aggiungere la vostra stampante secondo l'indirizzo IP visualizzato su di essa. Ovviamente questo vale se è una stampante Wi-Fi, per le stampanti collegate direttamente non c'è alcun problema. Sempre da questa finestra avete inoltre la possibilità di aggiungere un fax. Sia che abbiate un fax, diciamo, indipendente, cioè solo il fax, sia che il fax sia incorporato all'interno di una stampante multifunzione. Dalla scheda fax voi potete appunto gestire i fax che aggiungete. In questo caso, se automaticamente Apple non vi dà la possibilità di scaricare il supporto, i drivers per il fax, fate riferimento al materiale fornito dal produttore. Se poi per il momento le funzioni disponibili nel pannello stampa e scanner vi risultano un po' ostiche, un po' difficoltose, non preoccupatevi perché ovviamente in un altro episodio ci dedicheremo interamente a questo pannello. E quindi potremo vedere la possibilità ad esempio di cambiare nome alla stampante e di vedere tutte le funzioni avanzate che Mac OS X mette a disposizione per gestire le nostre stampanti e i nostri scanner. Per questo episodio mi interessava solo farvi vedere come poter aggiungere stampanti o scanner al vostro Mac per poi permettervi di stampare. Detto ciò, questo episodio si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Come sempre, se avete problemi, dubbi, chiarimenti, contattatemi pure. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!